Montagna vive le tradizioni. Nuovo partecipato traguardo nell'ambito del progetto del Comune di Montagna in Valtellina. Io mi racconto, tu ti racconti, noi ci incontriamo. L'iniziativa che ha l'obiettivo di favorire la coesione sociale sul territorio e concretizzatasi grazie a un bando della Fondazione Cariplo è approdata lo scorso weekend alla rievocazione e rivisitazione di usi e costumi, luoghi e tradizioni che con il tempo si erano persi. Un'occasione che i cittadini non si sono lasciati scappare, che ha attratto anche numerosi visitatori da fuori. Il progetto riunisce sotto la stessa ala Comune, Fondazione Culturale di Montagna in Valtellina, parrocchie, associazioni, la biblioteca comunale, ma anche operatori economici e tanti singoli cittadini. Il nostro paese è per dimensioni e per conferimento di uve alle varie cantine il più vasto della provincia, per cui credo sia normale concentrare le nostre risorse, le nostre forze in questo campo. Conferenze tematiche, rappresentazioni dei vecchi mestieri, visite alle vecchie cantine rurali. Non siamo alla ricerca dei grandi numeri, anche perché per questioni logistiche di spazio le cantine attigui sono comunque quelle piccole delle antiche famiglie rurali del paese, per cui prediligiamo ad operarci per un visitatore che possa con tutta tranquillità vedere, ascoltare, assaporare le nostre proposte, sensibilizzare le nuove generazioni al recupero del territorio che purtroppo in questi decenni ha subito un graduale abbandono. Qualcosina si sta muovendo in questi ultimi tempi, ma credo che si possa e si deve fare sicuramente qualcosa di più in merito. Ciascuno è stato a suo modo protagonista nell'antico centro storico, dove il programma, apertosi con una conferenza pubblica sulla viticoltura locale, si è dipanato attraverso la degustazione di prodotti tipici, laboratori gastronomici per i bambini delle scuole, le dimostrazioni dei mestieri antichi e le visite alle cantine. Clude l'appuntamento domenica mattina, quando, richiamando l'antico strumento di raccolta delle uve, si è dato vita alla corsa coi gerli. Ciapa su il gerlo e cammina, questo è il titolo della gara, tutt'altro che agonistica. Una prova aperta a tutti, da correre a piedi ma con un carico sulle spalle, indossando i panni di un tempo. Alla fine polenta gialla con spezzatino, tarozz brasato e l'immancabile ciccia grassa. Dietro l'apparente leggerezza un obiettivo socioculturale concreto e ambizioso: sensibilizzare le nuove generazioni al recupero del territorio, soprattutto quello dedito al vigneto e ai terrazzamenti, che negli ultimi 30 anni è stato abbandonato per ben un terzo.